Ciao e benvenuti ai campionati di facoltà Home Edition. Quest'oggi nella prova eSport i nostri concorrenti si affronteranno su Project Orc, un gioco di corse, e cercheranno di guadagnarsi questi punti per la loro facoltà. Oggi sono qui insieme a Gianluigi. Ciao Gianlu, vai te. Ciao a tutti, sono appena partiti, vediamo subito che si crea un bel gruppone per combattere la prima curva. Ovviamente la prima curva è sempre, diciamo, l'astio di tutte le gare, speriamo non ci siano inconvenienti. E vediamo subito Fedeasso che cerca di combattere con MK E lo e supera, veniamo alla prima attenzione. curva. Ah, c'è qualche persona è andata lunga e vediamo subito che Spanhausen e Stechigno, che sono riusciti a girare bene nella prima curva, hanno preso il distacco. Esatto, approfitto di questo magari momento per dire velocemente chi sono i concorrenti e le loro facoltà. Abbiamo infatti Spanhausen di Scienze e Tecnologie, Stechigno di Medicina Veterinaria, Bruno Gigio di Studi Umanistici, Drengi di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Mkatta di Scienze Motorie, Asso di Scienze Agrarie e Alimentari, Dottor Totoro di Medicina e Chirurgia e infine Damask di Mediazione Linguistica e Culturale. Un grande duello in questo momento nelle retrovie per cercare magari poi di sorpassare e andare avanti. Ed Vediamo ecco, nelle Fedeasso che prova a retrovie. combattere con MK nelle retrovie per la sesta posizione. Si pone all'interno con però tanta distanza Ma e stacca frena tardi, male. esatto, stacca lungo. C'è un piccolo combattimento per il terzo posto, ma Esatto, però in questo momento si stanno abbastanza stabilendo le gerarchie. Probabilmente abbiamo bisogno di un attimo che si formino le giuste distanze per guardiamo poter il vedere primo in gara adesso che è Spanhausen, le che scienze ha delle la sua tecnologie. skin sull'auto, esatto. Infatti, World attenzione! record, attenzione! Questo è un colpo di scena, è inaspettato. E questo ci fa capire quella forza di questo primo posto di Scienze e Tecnologie che sta spingendo Mastechino, che in questo momento è al secondo posto di Medicina È Veterinaria, lì, non è da è lì meno. dietro, a distanza Infatti. poco dal world record. Attenzione, Ah, no! si fa così a scontare. L'abbiamo gufata, è andato lungo alla curva Esatto. e ha perso un po' di vantaggio. Ma questo potrebbe non solo favorire Spanhausen per cercare di allungare, ma potrebbe anche favorire gli inseguitori che potrebbero cercare di raggiungere e agguantare quella seconda posizione. Soprattutto perché Esatto. stiamo vedendo un Mkatta e un Bruno Gigio che sono molto vivaci dopo quell'inizio magari un po' più disastroso in curva 1. Esatto, però non dimentichiamo che magari Stechigno proverà il tutto per tutto per provare a recuperare sulla prima posizione per lottare per il suo titolo. Esatto, speriamo solo che non si demoralizzi dopo questo errore. Adesso troviamo inquadrato Bruno Gigio, che in questo momento è in terza posizione, che appunto sta cercando di recuperare Mkatta, magari per provare, di Stechino, scusate, per provare magari a sfruttare quell'errore. Guardiamo. Ecco qua, le prime posizioni. Meno 9 secondi. Vediamo che comunque sta recuperando abbastanza Bruno Gigio su Stechigno. Comunque 9 secondi sono tanti, però probabilmente saranno dovuti a quell'incidente di Stechigno, perché vediamo che comunque gira più veloce. E adesso Esatto. abbiamo un'onboard camera di Fede. No, Che di no. cerca di recuperare magari Mkatta. In queste posizioni sono un po' in questo momento molto arretrati. Difficilmente potranno fare qualcosa. Vediamo infatti È anche partito l'ultimo giro intanto. la gara si sta svolgendo al termine. A questo pare Spawnhausen deve continuare. Così Stechino sbaglia Stechigno di sbaglia ancora, l'aveva nuovo. recuperato, così va a perdere l'occasione di lottarsi all'ultimo giro, a meno che non farà un giro da Dio. O Quindi che Spanhausen di Scienze e Tecnologie non faccia un errore, ma poi esatto, in questo vediamo momento cosa si potrebbe Spanhausen portare alla che vittoria? Cioè. sta guidando veramente bene, ha fatto pochissimi errori, se non nulla, e la sta portando a casa, ci sta provando fino alla Esatto. fine. Bravo Spanhausen di E Scienze e Tecnologie. attenzione, perché Bruno Gigio non è nemmeno così lontano da Stechigno, perché questi continui errori ripetuti dal ragazzo di veterinaria stanno portando i concorrenti di studi umanistici a poter cercare di afferrare la medaglia d'argento. Attenzione a Stechigno però, Perché? che lo vede, lo vede, lo È vede. lì. Ed ecco qua una bella panoramica su Mkatta che si appresta a affrontare una delle ultime curve, ma attenzione, va a sbattere contro il muro rallentando ancora. Questo potrebbe favorire Asso, che è subito dietro di lui, che comunque stava avvicinando, vediamo anche i suoi fan vicini all'autovettura di Mkatta, di Scienze Motorie. E Ora attenzione che vediamo. il giro sta per finire, finisce adesso con Spanhausen Spanhausen che ha taglia il tagliato il traguardo. traguardo, è primo con Stechigno secondo e Bruno Gigio terzo. E Quindi vediamo delle ricordiamo retrovie che. che non riescono ad arrivare al traguardo perché c'era troppo distacco. Complimenti a Spanhausen che ha preso tanto vantaggio. Ma complimenti anche a tutti gli altri e soprattutto con appunto Spanhausen che porta al primo posto Scienze e Tecnologie, con un secondo posto per Medicina e Veterinaria e un terzo posto per Studi Umanistici che va così a completare il podio. A seguire invece Scienze Politiche, Scienze Motorie, Scienze Agrarie, Medicina e infine Migrazione Linguistica e Culturale. Grazie a tutti per aver seguito la gara, è stato un piacere poterla guardare insieme e alla prossima con i campionati di facoltà Home Edition. E mi raccomando, continuate a allenarvi.